Riccardo Cristano ci presenta il libro dal titolo A volte accade che. Esatto. Abbiamo un collegamento perché Elena vive fuori, è originaria, è calabrese d'origine, ma vive fuori, quindi non poteva essere presente. Ti lascio la parola, così ti presenti per bene. Ok. Allora, grazie Nicole, grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Secondo me sono dimenticati di salutare Don Antonio, dovremmo salutarlo. Lo salutiamo all'ultimo perché non si è degnato di presentarsi. Quindi se arriva lo salutiamo, altrimenti noi non facciamo neanche il saluto. No, poverino, poverino. No, davvero, Don Antonio è poi un amico, quindi di conseguenza la disponibilità anche della sala che non c'era è davvero una grande cosa. Quindi adesso aspettiamo che Nicole, Giordano possa collegarsi. Questo libro è molto bello, molto interessante perché tratta una tematica di cui si è dibattuto tanto, non dico altro perché è giusto che ne parli direttamente Elena. Come diceva Marco, Elena è a Bologna, ma adesso mi sa che si sta per collegare, quindi siamo quasi pronti. Il collegamento c'è. Ricordo tra l'altro agli ospiti e anche chi ci sta guardando che le immagini che stiamo registrando in questo momento andranno sul canale Liberi TV per quanto riguarda la parte delle presentazioni e poi ci saranno delle interviste all'interno della mesa.it. Quindi tutto quello che oggi si sta discutendo e dialogando rimarrà come documento e anche una cosa bella perché si può arrivare anche a chi al momento magari per ragioni di lavoro, per ragioni di lontananza non può esserci. Invece Elena. Mi senti Elena? Allora, io scrivere il libro durante la quarantena
nel 2020, quando tutti eravamo tutti in casa, almeno di noi cercava una via di fuga domestica, e io ho trovato la mia via di fuga in casa sicura. E scrivendo a mano a mano tutto il loro ingresso nella mia mente di personaggi, inizialmente a questo tipo Alice, la protagonista della storia, con le tue paure, la tua insicurezza, quasi un senso di disagio nel vivere, però poi alla fine Alice capirà che ha tanto coraggio, perché poi Alice è la figura sostegno del grande personaggio del libro, Edoardo, che ha l'intervento Edoardo a vivere con più tranquillità e con più amore la sua vita. E questo è quello che dovremmo fare tutti, trovare il coraggio dentro di noi, capire che tutti abbiamo un valore nella vita e avere coraggio. E come hanno fatto in grasso a questi personaggi, tanto Simone, che presenta l'amicizia, e poi altri personaggi che sono venuti. E qui io ho scritto il libro, la natura, quindi un viaggio al cuore, Marco, e il quale è lì per tutta la storia, e tu mi ha detto, perché non fai una ricerca approfondita sul tema del fine vita, qui, e lì facendo le ricerche ho iniziato a raggiungere, a fare attive su questa tematica e a questa storia, e poi ovviamente io ero a conoscenza già della storia di Nina Wendy, che a proposito non mi rimasto mai abbastanza per avermi donato la sua esperienza, la sua vita, la sua penna per la costruzione del libro. Infatti appena finisce il racconto di Avolta Accade Bene, la parte finale del libro, abbiamo la soddisfazione con le parole della Wendy, e la conoscenza della Wendy, della storia di Pier Giorgio Wendy, delle battaglie del Marco Cappato sul diritto, per avere diritto di conoscere il diritto per la, ma è stato scrivendo e intensimando i personaggi che sono presenti nella mia mente, che forse sono riuscita a capire quanto coraggio ci vuole per prendere certe scelte. Così è nato. No, ma io ripeto, l'ho letto dall'inizio proprio, anzi l'ho riletto, devo dire la verità, anche una terza volta, perché poi facendo la presentazione hai già un'idea di quello che vuoi chiedere, insomma, all'autrice che sei tu. Tant'è che mi sono voluto segnare dei passaggi, perché poi ci sono dei libri che ti toccano, toccano in tanti aspetti, ti vuoi segnare magari delle frasi, ma soprattutto dei passaggi che sono dei passaggi di formazione, perché la storia è comunque vissuta da ragazzi giovani, da ragazzi che vivono qualcosa. Adesso non voglio nemmeno spiegarlo, perché spero che le persone acquistandolo capiscano quella di importanza anche di una maturazione che tu hai avuto, che la protagonista ha avuto, ed è importante. E c'è una parte del libro che è molto bella, che dice così: decisi che quell'estate l'avrei trascorsa in compagnia, e sicuramente non solo all'ombra del mio ombrellone a leggere Shakespeare o Dostoevsky per l'undicesima volta. Volevo divertirmi, anche perché il tempo per rimanere sui libri l'avrei trovato appena ritornato a Roma, dato che mi aspettavo il programma in quinta, che avevo sentito di essere tosto, quasi come il libro di Napoleone. Quando sono importanti i libri, secondo te, e ricordi, insomma, che sono collegati ai libri e a questi eventi specifici del racconto? Sì, beh, io avevo citato questo diretti in Napoleone, perché durante la quarantena gli ho dato la letteratura russa, e quindi spontaneamente ho deciso di citarli. E ecco, secondo me per chi scrive, anche per chi legge, i libri sono molto importanti, perché custodiscono i pensieri dei grandi, comunque generali, dei scrittori, di chi ha vissuto prima di noi, e raccolgono l'esperienza di tutti chi ha vissuto prima di noi, e quindi possono darci dei consigli su come vivere, che comunque è qualcosa che nessuno insegna, la scuola non insegna come vivere.
non so se ti fa male come bisogna vivere, però il fatto che dai libri possiamo avere qualche insegnamento, qualche consiglio, secondo me è molto importante. E quindi anche come diceva Umberto Eco, chi legge molto vive più vite, quindi leggendo le vite si moltiplicano, i ricordi si moltiplicano, perché i nostri ricordi si aggiungono ai ricordi dei cuori che raccontano esperienze che non hanno mai vissuto se non grazie a loro. E poi è vero che a ogni libro si attribuiscono dei ricordi, questo è molto affascinante il fatto. Ad esempio, io l'anno scorso sono stata all'università e ho terminato l'insostenibile richiesta di lettere di Converacci, però citarlo anche per essere scomparso. E sono che ogni volta mi prenderò questo libro, mi sentirò, quindi mi affascina. Sì, ma i ricordi effettivamente poi vengono anche tratti proprio da queste esperienze che si fa quando si legge un libro. Tu hai detto che il tuo libro è nato anche dall'essere chiusi nel periodo del lockdown, quindi tante esperienze ti sono state anche legate, perché ognuno di noi ha vissuto un po' la segregazione temporanea e quindi la privazione della libertà. In questo libro ci sono anche dei passaggi che fanno rivivere l'estate che ognuno di noi ha vissuto con delle cose semplici. Adesso noi siamo in una zona di mare, tant'è che questo che vado a leggere, che poi è tratto sempre dal tuo libro, è un ricordo che ognuno di noi ha. Infatti, cosa dici in un passaggio? Alice, guarda, una stella cadente, non ci credo, non è vero, e rimasi meravigliata e pensai che tutto fosse perfettamente al suo posto in quel momento. Avevo perso ogni titubanza, ogni esitazione, perché non mi ero mai sentita bene come in quel momento ed ero perfettamente a mio agio. Esprimi il desiderio, disse lui. Quel momento fu così perfetto che non avrei potuto chiedere di meglio. Ci pensai un po' e in effetti c'era una cosa che desideravo davvero molto. Così mi girai e guardai Emanuele, dritto negli occhi, mentre lui allungò la sua mano sfiorando il viso. Sei bellissima, disse, e mi baciò. Il mio primo bacio, la luna, le stelle, il calore del fuoco che riscaldava i nostri corpi vicini e così a caldarli. Continuavo a baciarci a lungo e le sue labbra erano morbidissime. E lui era così bello. Se fossimo diventati delle statue, avrebbero scritto sul basamento una sola parola, felicità. E a questo punto io ti voglio chiedere, la felicità esiste o è soltanto qualcosa di passeggero che magari va assaporato proprio in quel preciso istante, perché magari deve essere quell'istante e poi andare via? Sì. Sì, beh, secondo me esiste. Ma lui esiste la felicità. E qui la concetto di felicità. Cioè esiste la felicità, quindi faccio cercarla. Ad esempio il futuro nella felicità, a me diceva scriveva che non si è mai messo per cercare la felicità, quindi io che la felicità esiste, almeno la ricerca, e che la felicità secondo me è quel bene, quel benessere dell'animo, e il fatto che non si è mai più giovane può chiedere la felicità, secondo me anche che nella vita bisogna avere coraggio, prendere delle decisioni per cercare la felicità, che è un istante, non so come si dice, spesso neanche ce ne come prima dice, sì, la felice con un nuovo passo, quando danza in ciclo stile, in fattuazione e tiene che nel passato era più di prova nostalgia per quel passato, comunque la felice. È giusto così, cioè secondo me l'essere umano è giustamente giusto, se ci sono questi alti e bassi, è importante la felicità. So. Che sono tutti i sentimenti anche di trovare quando sono adolescenti e vivono il film sessuale. Anche perché leggendo il tuo libro, per chi non l'ho ancora letto,
Il titolo, vabbè, è già esplicativo, porta a capire che è, ma leggendolo dall'inizio fino alla fine ti fa capire che la vita è un'esperienza che va vissuta comunque, anche se magari è un'esperienza temporanea, sono delle disavventure che ci capitano, degli incontri che ci capitano, che malgrado siano brevi, vanno vissuti fino all'ultimo, perché il senso della vita è vivere proprio la vita, per quanto sia breve o per quanto sia dolorosa in certi momenti, come nel caso dei protagonisti. Quindi si passa mai da un momento di felicità e di sogno, come nel tuo caso, a un momento di presa di coscienza della realtà, e quindi la realtà va decontestualizzata e accettata. Che poi è un po' un messaggio anche filosofico, quello di accettare le cose per così per come vengono, senza, diciamo, bisogno di andare contro, diciamo, quello che è la realtà. Quindi secondo me è un romanzo di formazione non solo per una persona adolescente o per una persona ampiamente maggiorenne, ma per tutte le fasce d'età che si trovano a vivere una situazione a volte felice che poi cambia, e quindi ci fa dire: ma perché a me, ma perché la devo vivere, cosa devo fare? Quindi è un romanzo che ti fa un po' riflettere, a me ha fatto riflettere tantissimo. E poi si passa anche a quelli che sono i sentimenti più puri, e ti fanno riflettere sui sentimenti, perché questa frase è molto bella, perché dice una cosa che spesso sottovalutiamo: ma ricordati che l'amore è qualcosa che va ben oltre il piacere carnale. L'amore è la prima, ma l'amore è prima di tutto un piacere dell'animo. E mi accarezza i capelli. Siamo una famiglia di veri romantici, vero? Così si chiedono alcuni dei protagonisti. E quindi la domanda potrebbe essere già questa, io non la voglio, diciamo, estendere più di tanto, ma in una società che come dire, riduce sia l'amore che l'amicizia a una storia TikTok di cui 14 secondi, 60 secondi, che è molto fuggevole, esiste davvero l'amicizia al giorno d'oggi? E l'amore, quindi, in questo caso, questi sentimenti sono ancora validi e vengono vissuti diversamente da come erano vissuti in passato? Tu cosa ne pensi, da ragazza? Sì, secondo me l'avvento dei social ha proprio modificato il concetto di amicizia e di amore. Infatti, ad esempio, nel libro, nonostante tutti comunque i personaggi contemporanei, io non ho lasciato spazio ai social. L'unico accenno ai social è quando Alice riceve la notifica Instagram del ragazzo, altrimenti ho voluto che la loro storia d'amore si fosse nella vita reale. Poi io sono forse anacronistica sentimentalmente, infatti abbiamo ad esempio la lettera d'amore scritta da Edoardo per Alice, oppure due ragazzi non si conoscono su WhatsApp, ma cambiandosi nei messaggi su WhatsApp, voluto dare rilevanza a quanto sia importante la realtà del mondo virtuale, perché secondo me dai social è cambiato un po' la concezione. Io avevo ad esempio la mia parlatera, due amiche, e ho iniziato a contare su di loro, e questo è il concetto dell'amicizia. E che tu puoi aiutare un'altra persona c'è sempre per te. Ormai sembra che tu cerchiamo tante persone da mostrare nella vetrina social, ma sappiamo poco di loro, o a volte non diciamo neanche la verità, come per una mica non dire la verità. E infatti Alice nel libro, questi tre amici, Simone e Vittoria, e anche Edoardo, che secondo me l'accesso viene anche prima dell'amore. Questo da un amico, siamo in amicizia e poi nasce l'amore. E su queste tre figure la protagonista può sempre contare, e loro possono contare su di loro. Quindi primo sono l'amore, sono dei punti importanti, dovrebbero mostrare anche della società. E poi anche la letteratura, la di libri, che prende il trasporto mentale. Può insegnarci a come gestire le nostre emozioni e a provare azione, perché leggendo lì ci possiamo emozionare e possiamo conoscere le nostre emozioni, quindi sono importanti in generale, e per questo ho voluto dare rilevanza
al concetto dell'amicizia e dell'amore nel libro. E infatti abbiamo nel libro, per esempio, il personaggio di Simone, che rappresenta l'amicizia, per Alice, rappresenta anche, cioè, che rappresentasse anche il diritto di amare chiunque, amare chi ci fa stare bene, chi si può vedere la mattina col sorriso, ecco, e che è un diritto che tutti dovrebbero avere. Poi in questo libro ho cercato di associare ad ogni personaggio un diritto, quindi il diritto di amare, il diritto di se stessi, e ho cercato di racchiudere tutto, e per questo sono passate, cioè le persone possano occuparsi di un gran personaggio che racconta la e le loro battaglie di vita. No, ma infatti secondo me è colpito perché, ripeto, non è un libro solo per adolescenti che magari vivono un'estate e tu fai vivere poi, fai vivere, ma è un libro fino alla fine che secondo me ha un senso che può escludere nelle coscienze delle persone, ti fa fare un'introspezione di te. Tant'è che la domanda che poi io ti voglio fare adesso riguarda proprio le scelte dolorose che vengono affrontate a volte nella vita di tutti i giorni, e sono scelte dure, magari un cambiamento radicale di vita. Io penso magari a delle persone che pensano di stare insieme tutta la vita e poi si lasciano, piuttosto che una madre che perde un figlio, ce ne sono tante, e in questo libro vengono affrontate in maniera molto delicata, con i tuoi occhi, attraverso la tua delicatezza nello scrivere, e voglio chiederti questo: secondo te ci sono delle scelte dolorose che alle volte dobbiamo accettare non tanto per un bene superiore, ma perché comunque è necessario accettarle per andare avanti e per accettare anche la scelta che qualcuno fa al posto nostro, diciamo così. Sì, secondo me sì, ci sono sempre scelte dolorose e spesso è difficile accettarle quando è qualcun altro, qualcuno che vogliamo bene che prende queste scelte. Però secondo me bisogna mantenere, rispettare la libertà di tutti. Magari una persona a cui vogliamo bene prende una decisione che a noi non va bene, però per noi, a noi fa male, ma quella persona è felice di prendere quella decisione, quindi ha diritto di essere libera e a fare quello che vuole, perché penso che la vittima e noi viviamo, noi siamo nel nostro corpo, le sofferenze che proviamo noi e le nostre persone. E poi il fatto della scelta può in realtà racchiudere anche tutto di città di cui parlavamo prima, che in realtà bisogna tantissime scelte difficili che abbiamo prese, e secondo me ogni volta che prendiamo delle scelte è sempre il nome della felicità, una felicità che è a noi. Esempio, tante volte siamo in una compagnia, sappiamo che le persone non ci fanno stare bene, non ci valorizzano, dobbiamo avere il coraggio di prendere la decisione di allontanarci, fare nuove conoscenze per la nostra felicità. Poi in realtà nel libro io ho voluto parlare tanto della libertà di autodeterminarsi nella vita, soprattutto quando si fa avanti una malattia, un dolore fisico. E in quel caso non possono secondo me intervenire altre persone se il dolore lo vediamo noi. E infatti non voglio svelare troppo, però nel libro abbiamo un personaggio che appunto prende questa scelta, capisce che Alice avrà difficoltà di queste scelte per le persone. E chiude, dice ho paura di questo, nonostante le differenze, ho paura che non fosse questo un luogo, solo questo. Per il resto, la scelta è di come nella situazione che mi trovo adesso, quindi mi sto prendendo, penso che non è una scelta che mi solo a me. E poi dice, ora veniamo a noi. Quando ti ho incontrata per la prima volta, sapevo che la mia situazione era difficile, ma non immaginavo che mi fosse così poco. Ti chiedo perdono in ginocchio. Voglio però che tu sappia che mi hai portato il sorriso nella mia vita, che mi hai fatto scoprire la mia solitudine,
Quindi mi faccio dimenticare la malattia, mi faccio vivere sempre con il buon umore, mi faccio tornare a voglia di studiare, di capire le cose, di apprezzare l'arte, di sentirmi felice. Mi ha fatto scoprire quanto è bello Roma, quanto è bello essere innamorati e quanto è bello sentirsi amati e quanto è bello il nome della vita, la vita che mi deve essere vissuta, la vita che ti fa stare bene, che ti permette di fare tutto autonomamente. E tutti questi settimane che sono scelte individuali e con questo ho provato evidenziare il diritto all'identità, che in realtà non so se esiste il diritto all'identità, entrare in gioco le malattie fisiche che ci fanno soffrire, ci permettono di vivere una vita degna, di essere vissuta e fanno soffrire noi e le persone accanto. No, sei stata chiarissima, anzi ripeto, io invito le persone ad acquistare il libro che tra l'altro è anche qui a disposizione a Volte a Catechè di Elena Giordano, edito dall'Ufficio Editoriale d'Anacleto, ma mi piace proprio quest'idea che all'interno della parola autodeterminazione, quindi la scelta di autodeterminarsi in quanto individui, ci sia anche però la riflessione di una ragazza giovane come te che ha deciso di affrontare una tematica molto particolare e che comunque lascia il sentimento trasparire all'interno delle parole e di questo libro. È stato un romanzo che mi ha colpito sin da subito, fino all'ultima riga e soprattutto alla fine, perché c'è un colpo di scena, questo non dico altro, però voglio concludere questa nostra chiacchierata con delle frasi tratte da una canzone famosissima che è Il Mondo, perché è il senso poi delle giornate della nostra vita che ci spingono ad andare avanti comunque perché sono importanti da vivere in quanto l'esperienza, buona o cattiva che sia, è un'esperienza e va vissuta. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Gira il mondo, gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore, un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Jimmy Fontana, Il Mondo, è una canzone del 1965 che ancora oggi secondo me andrebbe ascoltata proprio per comprendere che la vita deve andare avanti, va vissuta giorno per giorno e quell'attimo che noi viviamo, che io chiamo qui e ora, ma non l'ho detto io, è importante da vivere perché ci fa capire che il futuro non lo conosciamo, il passato non lo possiamo cambiare, ma è nel presente che possiamo costruire noi stessi ed essere felici. Quindi io ringrazio Elena Giordano per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio voi per averci ascoltato, ringrazio Nicole per la possibilità che ha dato a Elena, all'ufficio editoriale e anche a me di moderare questa presentazione. E vi invito ovviamente come l'editore in diretta ad acquistare il libro, perché credetemi, il libro di Elena Giordano merita davvero, perché non perché sei tu, perché sei giovane, ma perché è un racconto che può leggere, si può leggere con qualità. Quindi vi ringrazio e niente, grazie a voi.